Oh, grande. Vale, quello da città. Adesso io chiudono tutti, non chiudono su tutti. Allora. La vedi lassù, guarda un po'. Una colonia di pipistrelli, non gli puntavo no. Dire. I meandri di cui si parla, d'accordo? Presenta proprio queste tipicità. Sopra, se notate bene, vedete c'è un canalino lì? Cioè, segue una spaccatura, un canaletto, quello lì. Beh, quello lì è il canale embrionale, si dice, dove è nato il pizzo. Quindi questo ambiente così grande, non so fare sempre così. Sono nati da piccole cose come piccoli canaletti embrionali come qui. Poi si è approfondito, a forza di passare con l'acqua, il meandro si è approfondito fino ad arrivare alla situazione qui. Questo è tipico dell'epigeto, dove si fa il gioco. Ma andiamo. Guarda, guarda. Le materie torte. Scende Michele su quella libera, E quello per ultimo rimettici la corda sul ah sì poi anche questa grigia qui è selce in teoria anche queste sono noduli di selce e o straterrilli di selce alternati al calcare. Questa si chiama una sabbia nitritica vuol dire molto fina. Okay. Fatta da, per lo più da materia organica, da animaletti, sì, da animaletti con gusci del calcare. E poi il calcare è proprio... Sì. Paleoplancton, l'antico plancton del 100 metri di non si è mai fatta delle indagini sull'età di queste grotte qui, Poi c'è anche la giubbandella. Ora, lì? Ale! Non mi voglio che le dici. No, ma che c'è? Restando la torre. Volendo può anche scendere e rimanere anche se no la piedi o tagliare sì, c'è te devi continuare la coniglia passi sopra
Le armi sono tutte. Uno stacca un attimo la pensione. Anche. Non avevo che attaccare il cavallo.